Che serviva fare, alle scelte che bisognava fare nell'interesse di questa città, forse abbiamo comunicato molto poco. Avremo modo in questa lunga campagna elettorale di spiegare per bene tutte tante cose fatte in questi anni. Perché ci sarà sempre una buca rotta a Policoro, ci sarà sempre un angolo della città sporca. Questo non significa niente se non si capisce l'epoca in cui abbiamo operato. I comuni sono al dissesto finanziario, i comuni che ci circondano, sono fallite città come Potenza, il cui disavanzo. Rocco, a molti di voi non c'è bisogno che lo dica io, è una persona straordinaria, io ho avuto modo in questi 5 anni di passare più tempo con lui che con la mia famiglia. Devo dire che ha saputo amministrare questa città con polso fermo, con il carattere che lo contraddistingue, in un'epoca difficilissima, ma ha sempre e solo cercato l'interesse generale della città, ha cercato di realizzare quelle cose che serviranno ai nostri figli fra 20 anni. Il percorso amministrativo che insieme ai miei ragazzi, che ringrazio per l'impegno, per tutto quello che hanno dato sia a livello amministrativo che a livello umano, ci sono stati momenti difficili tra me e alcuni di loro, ci sono state frizioni, ma non è mai mancato l'affetto, l'amore per la nostra comunità. E intanto entravano i miei collaboratori e lui mi fa: ma come mai entra tutta sta gente qua? Perché io amministro la cosa pubblica e chi collabora con me ha il diritto, dovere di sapere quello che accade in questa stanza, visto che si tratta di un'area che prospetta il futuro della nostra città, la zona di Sede. Qualsiasi amministrazione si sarebbe spaventata da quella rivolta popolare che c'era. Noi abbiamo incassato e siamo andati avanti e abbiamo dimostrato lungimiranza e capacità amministrativa. Poi c'erano i contratti di quartiere, un altro tema importante. Perché non si apre via Siris? Un'interrogazione, perché noi non abbiamo avuto un'opposizione, abbiamo avuto, oltre alle forze dell'ordine tradizionali, cioè Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia, abbiamo avuto un'opposizione che si sovrapponeva, aveva scambiato il comune di Policoro con un'aula giudiziaria. Abbiamo cominciato la riqualificazione della nostra città, il taglio degli alberi in via Montebianco per esempio, tutti esperti, intanto gli alberi rompevano le strade. No, gli alberi non si devono tagliare, se no non si possono riposare gli uccelletti, dicevano alcuni. Segate qualche albero, qualcuno andrà a guardare gli uccelletti dall'alto, dicevo io. Allora, ci sono stati tanti momenti. Il regolamento urbanistico con una valenza importante, perché se voi pensate che il comune di Policoro non ha più terreni dove fare l'edilizia sociale, ogni comparto deve lasciare un pezzo per l'edilizia sociale. Un regolamento urbanistico che ha avuto solo 45 osservazioni, mentre quando hanno fatto il regolamento urbanistico a Novasiri ci sono state 250 osservazioni, vuol dire che abbiamo fatto un regolamento urbanistico a misura d'uomo, con una grande valenza per i nostri ragazzi. E poi il rapporto di questa amministrazione con la struttura turistica più importante della città, con Marinari. Ma non è